Amici da Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 100 metri per provare sto bel esemplare mio, lo spaccapolsi. Però, come sempre, prima di iniziare voglio rilanciarvi l'invito a seguirci sui nostri social, mettere like alla pagina Facebook, iscrivervi al canale YouTube e, mi raccomando, anche seguiteci sul nostro profilo Instagram, perché ultimamente è lì che stiamo trasportando parecchio contenuto, anteprime, contenuti extra, contenuti interattivi, quindi seguiteci anche su Instagram, Tactical Rider Shooting, scritto così come ve lo sto dicendo. Veniamo noi. Winchester 1300 Defender, fucile a pompa, prodotto negli Stati Uniti, appunto dalla Winchester, icona del mondo armiero americano. Esemplare vecchiotto, non saprei dargli una data, però comunque sia, si vede che ha trottato e dalle linee direi vecchiotto, in questa particolare configurazione, lo spaccapolsi, come l'ho battezzato io. Sapete che noi abbiamo il vizio di ribattezzare subito i nostri arnesi, e questo qui, vi dirò, è stato amore a prima vista. Era un po' che cercavo un fucile a pompa vecchiotto, era un po' che cercavo un fucile a pompa corto, ignorante. Con questo esemplare ho raggruppato tutto in un modello solo. C'è un fucile a pompa prodotto da Winchester, camerato per il 12 Magnum. Questo qui è il tipico attrezzo che si vede nei video di armi in cui la gente si fa del male, in cui se lo picchiano in faccia o gli parte fuori dalle mani, perché appunto l'assenza di calzatura va a scaricare tutta la potenza del 12 sulla mano, sul palmo della mano destra del tiratore. Io l'ho battezzato spaccapolsi prima ancora di provarlo. In realtà, dopo averlo provato, sarebbe stato più appropriato spaccapalmi. Appena ritirato, l'ho provato, qui ero di turno al poligono e ci ho tirato 8 cartucce Nobe Sport 10-0, che comunque sia sono notoriamente belle toste, e il lunedì dopo al lavoro a manovrare la cesoia mi faceva male il palmo, quindi devo dire attrezzo non per tutti. Nina, ad esempio, pur essendo amante dei calibri 12, appena l'ha visto mi fa: io qualcosa lì non lo provo, e fa bene, Nina è intelligente, fate come Nina. Misurate sempre la roba che avete in mano e non andate oltre alle vostre possibilità. Che comunque sia, se guardate, il tubo è pieno di gente che si picchia in faccia o si fa del male con robe del genere. Comunque, veniamo a noi, a parte la comunicazione per il sociale, Jesse per il sociale, veniamo alla lettura dell'arma. Partendo dalla volatile, vedete, è comunque è usato, però comunque ancora gradevole alla vista. Maneggiandolo è veramente, dà un'idea di manovrabilità estrema. Il Corvo, The Punisher, quello che volete, comunque Terminator, richiama alla mente tante nozioni. Il Caporale X in Alien for Close Encounters, quello era un'Itaca, però comunque le forme sono quelle. Neanche troppo pesante, comunque giusto, il peso giusto che ci si aspetta dall'ingombro. Partendo dalla volata, un riferimento minuscolo di mira, una pallina di ottone classica, sotto il lungo serbatoio, davanti la canna di una lunghezza decente. Il meccanismo, devo dire, è fluido. Quando l'ho preso io era veramente un po' all'abbandono. Gli ho dato una pulita, una soffiata col compressore, l'ho lubrificato nei punti giusti e ha cambiato proprio musica. Devo dire che non è male. Carcassa classica, molto semplice, non parte le scritte sulla canna, non ha particolari loghi o incisione. Cucchiaio di alimentazione, sicura, traversino, la bandierina per sbloccare il meccanismo quando ha il colpo in canna. Ho notato che la cucchiaia è sempre accessibile sia con meccanismo armato che meccanismo non armato. Non so se sia un difetto su, però secondo me è meglio perché ci mette sempre in condizione di poter ricaricare. Impugnatura a pistola, tanto frutto del mio interesse, una forma particolare, molto arcuata sul palmo, quindi per quello probabilmente anche scarica molto sul palmo, il tappo è Winchester, quindi secondo me proprio questa è sua originale. Ho visto che su Brownells, ad esempio, di Aftermarket c'è il mondo, quindi un caso un giorno in cui mi volessi rompere le balle di avere quella roba qui, potrei mettere un calcio, un'impugnatura a pistola, un ribaltabile, comunque di Winchester 1300 c'è un bel aftermarket dietro, quindi facilmente trasformabile. Lo scatto minimo di precorsa, poco elastico, punto d'appoggio molto ben definito,
duretto, però ci sta anche secondo me, duretto però netto e preciso. Era un po' io, i primi colpi che ho fatto appena ritirato, li ho tirati proprio a 10 metri con i pallettoni, così, a fianco, da fianco, che secondo me è quello il suo utilizzo. Per dovermi uniformare agli standard che noi stessi abbiamo gettato, i colpi di prova li ho tirati a 25 metri, quindi tenendomelo davanti alla faccia, che è una cosa bruttissima e che non mi è piaciuto fare. Però ho notato che sono andati parecchio alti, ripeto, dietro non ha riferimenti di mira se non questa fascia a 1000 righe, davanti è solo quella roba qua. Ho visto che andavo alto, però li vedete ancora in trasparenza, li vedrete dopo il quadrino. 1, 2, 3, praticamente un foro solo, e qua non so se sono 2 o 1, comunque raccolti, raccolti, piuttosto alti. È una cosa brutta da vedere, è una cosa brutta da fare, sparare così. Però ripeto, voglio rispettare i nostri standard. Comunque, per la prova userò i guanti. Perché come vi dicevo, l'altra volta che ci ho sparato, 2 giorni dopo sentivo ancora il dolorino sul palmo. Siccome io non sono un mantenuto, devo andare a lavorare e devo spararci più dei famosi 8 che ho tirato, userò questi bellissimi Impact 3 che oltre a darmi un po' più di grip vanno anche a smorzare un po' lo schiaffo che mi dà sul palmo. Userò munizione, fiocchi da pallacervo da 28 grammi e poi come sempre alzeremo un po' l'asticella con le mie amatissime Noble Sport 7.0 e 10.0 con bicchiere, ma questo ci arriviamo dopo. Fatemi arrivare integro alla prova prima. Porto il bersaglio a 25 metri. La molla del serbatoio è bella dura, ne ho messi 5, secondo me ce ne stanno anche un paio in più, non lo so, proverò. Comunque a me interessa 5. È agevole anche con cartucce col fondello rialzato, però vanno dentro bene, diciamo, duretta la molla, ma fluida. Sensazioni di sparo, vi dirò, sicuramente le 28 grammi pestano meno delle Noble Sport, vuoi anche il guanto, però mi è sembrato molto meno violento di quello che mi è sembrato al primo fuoco, al primo test. Ripeto, tenerselo davanti alla faccia è un azzardo, non lo fate, io comunque sono un manovale, ho abbastanza nervo, ho sui guanti, però ecco, se vi sfugge qui, chiamate in Moldavia per farvi fare l'impianto dentale subito. Sconsigliatissimo. Picchia, cioè, picchia, sbatte, non è da tutti. Anzi, lasciarlo rilevare un attimino, secondo me, aiuta anche a scaricare quello che è un 12 senza calcio, quindi è tutto nel vostro palmo. Ovviamente io l'ho indirizzato là in qualche modo, non avendo un minimo riferimento di mira, ho mirato basso la base della carta, più o meno tenendo in mezzo il pallino e gliel'ho buttato là, però secondo me, ripeto, non è il suo utilizzo, così va usato a fianco per un altro scopo. In ogni caso, lo scatto non è male, duretto sì, però ci sta, secondo me è giusto, d'altronde non è una macchina di precisione questa qua. Boh, 2, 3, 4, 5, alto ancora calcolando che miravo qua, però comunque sono in sagoma, dai, la carta l'ho presa, non ho buttati proprio via. Adesso, sempre altri 5 colpi. È arrivato il momento di confrontarmi con lo zombino. Lo zombino partirà da una distanza di 25 metri e avanzerà verso di me nella simulazione di uno zombie che mi vuole mangiare la faccia. Io con altri 5 pallacervo della Fiocchi dovrò colpire la zona verde almeno una volta. Vediamo chi la spunta.
l'ho fatta. Ripeto, ho dovuto farlo avvicinare un po' perché il riferimento di mira è proprio inesistente. Bisogna training, capire dove va in maniera istintiva senza appoggiarci agli organi di mira. Anche nel fuoco un po' più rapido, spompettando dentro, è molto molto apprezzabile la fluidità del meccanismo. Ripeto, secondo me questo ha trottato nella sua vita. Non so cosa ci abbiano fatto, però comunque secondo me ha trottato. È bello fluido il meccanismo, lo scatto visivo. Non è male, non è morbidissimo, però è netto. Secondo me è una macchina divertente. Confermo, con i guanti smorza tanto lo schiaffo contro il muro che prendiamo al momento dello sparo. Ho dovuto farlo ancora una volta in mirata perché comunque partiva da 25 metri da fianco. Uno, non sono abituato a farlo, non sono formato. Due, avrei avuto secondo me possibilità zero di colpirlo. Però non è finita. Per l'occasione. Ho portato un altro tipo di zombie, ho portato il rabbioso. Avete visto nel nostro fantashooting dell'estate scorsa insieme a Gloria. Rabbioso, per abbatterlo, necessita di fare un foro nel cerchiolino e due fori nel quadrato, se non sbaglio, non ricordo neanche i giochi che invento io, quindi va tutto bene. Cosa facciamo? Voglio provare, ovviamente a distanza minore, manderò intorno ai 10 metri. Voglio provare a tirare dal fianco prima un paio di palle singole e poi dare una prova di pallini. O meglio, facciamo il contrario, così almeno si vedono meglio i fori. Prima palla spezzata, 11-0, 10-0 con bicchiere, 7-0, tutte e due no ball sport. Vediamo, poi li tiro con la palla singola. No ball sport 7-0. Minchia. Una bella spolverata, direi. No, non erano i guanti, non era niente. Era proprio che la palla cervo è molto più morbida delle no ball sport. No ball sport pestano, ragazzi. Pestano e le adoro, mi piacciono un sacco. Pestano e sfiammano. E mi piacciono tanto. Bella spolverata da fianco, istintivo, bam, direi che ho coperto buona parte della sagoma. Non male, direi. No ball sport, 10-0. Vado. Vai. Me coglioni, si può dire, pure peggio, anzi, mi sono anche tenendolo così. Meno male che avevo l'addominale in tensione perché mi sono dato praticamente una botterella all'altezza della bocca dello stomaco. Picchia, 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 queste qua picchiano, picchia di più e ovviamente è anche il suo bello, no? Se no, lasciamo stare. Istintivo, gliel'ho rivolto contro, saremo sulla decina di metri. Direi un'altra bella spolverata anche col 10-0. Belle compatte, sono andate praticamente a coprire la rosata della 7-0, sparate nello stesso modo. Sì, ho avuto la tendenza un po' andare a sinistra, però direi non male. Adesso, come controprova, proviamo con le 28 grammi da tiro. Sinceramente, a parte il primo, non ho visto neanche dove sono andati gli altri. Il Alti. mio socio mi dice alti. Una cosa, ovviamente queste meno cattive delle due precedenti, però fa anche tanto la posizione della mano, perché qua lo sentivo meglio, nonostante rischi il diretto da Tyson tutte le volte. Qua la posizione del palmo e del gomito va, del palmo, scusate, del polso, va a far lavorare male l'articolazione, quindi vi dirò. Più fastidioso sparare così a livello di dolore alla mano che così, ovviamente più sicuro nell'altro senso, però ecco. Comunque sì, differenza fra le 28 e le belve qua c'è, quindi
Va bene, direi che ho detto tutto anche per oggi, forse è anche il caso di smetterla, che lunedì devo lavorare. Winchester Defender 1300, made in USA, vecchiotto, visto là, abbandonato nell'angolino di una armeria e non ho potuto farne a meno. Ero lì per caso per altre questioni e niente, sono andato a casa con il souvenir. Non in questa configurazione, non per tutti, e con un campo d'utilizzo piuttosto ristretto, senza dubbio divertentissimo, per quello che ne vogliamo fare noi, divertentissimo. Non entro nel merito difesa abitativa di qua di là, non chiedetemene neanche quelle cose lì perché non sono il mio campo e non saprete mai niente da me. Classificato caccia. Allora, non l'ho pagato poco, tra virgolette, rispetto soprattutto alla grande concorrenza con gli occhi a mandorla o molto speziata che troviamo in giro adesso. Sto parlando di turchi e cinesi. L'ho pagato poco meno di 400 euro, 3,70, una roba del genere, 3,50, non ricordo con precisione, per un usato che, ripeto, ha trottato. Però ho controllato un po' in rete, comunque questi esemplari, made in USA, mantengono un più valore di altri, quindi in linea più o meno con quello che l'ho pagato io. Sicuramente io sono contentissimo della spesa che ho fatto e, anzi, vi dirò di più, non vedo l'ora di usarlo nel prossimo fantashooting di cui sto scrivendo il copione, sarà una roba un po' particolare e ci sarà sicuramente un posto da protagonista per lo spaccapolsi che potrei ribattezzare spaccapalmi. Quindi, anche per oggi, dalla linea dei 100 metri dell'Isola del Tiro, JC come sempre ringrazia il suo staff, ringrazia gli amici che sono qui con noi, lo staff del poligono. E vi dà appuntamento, vi diamo tutti appuntamento a venerdì prossimo alle 18. Ciao!